Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere tre fragranze che evocano l'odore della saponetta. Di questi tre profumi che ho qua, due ve li ho già fatti vedere, mentre invece il terzo non ve l'ho mai fatto vedere. Però è un profumo super conosciuto, quando arriveremo a lui sicuramente ne avete già sentito parlare. Sono tre profumi che li riassumerei con un termine, e cioè profumi confortevoli. Mi danno proprio un senso di benessere, sono proprio quei profumi non invadenti, quei profumi proprio che aderiscono alla pelle, danno quel senso di pulito e sono veramente confortevoli da avere addosso. Parto dal primo, che è uno che vi ho fatto vedere di recente ed è stata una scoperta di quest'anno, ed è il profumo Forest Ritual di Tesori d'Oriente. La boccetta è bellissima, come vi avevo detto quando vi ho fatto il video che ve l'avevo fatto vedere. La boccetta, diciamo, annuncia, per quella che è la mia percezione, quella che è poi effettivamente la fragranza. Mi piace questo profumo perché ha questa apertura frizzante, fresca e luminosa, con questa nota di zenzero che fa da padrona. Ha questo cuore dove si sente questa nota di ninfea, e ha questo fondo legnoso dove troviamo il legno di Inoki. È un profumo che, come vi dicevo l'altra volta, mi ricorda quelle saponette che si possono trovare nei mercatini artigianali della domenica: una bella saponetta quadrata, una saponetta spessa, una saponetta di base allo zenzero, aromatizzata con degli oli essenziali che vanno a ricreare l'odore del legno e che abbia al suo interno dei pezzettini di appunto di sapone di colore più scuro, marroncino, che vadano a richiamare visivamente il colore della corteccia degli alberi. È un profumo molto confortevole, è un profumo non disturbante. Su di me questo profumo ha una persistenza media, come vi dicevo l'altra volta, non è uno dei classici mostri di persistenza di questa casa di profumi, che è appunto Tesori d'Oriente. E l'ho messo anche qualche volta prima di andare a letto. È un profumo proprio distensivo, rilassante, che favorisce in qualche modo anche il sonno, ed è un profumo che ti dà proprio questo senso anche di energia quando lo metti, di positività, e va proprio a evocare come anche l'azienda ha voluto, insomma, pubblicizzarlo, questa passeggiata all'interno di un bosco, e ci è riuscita benissimo. E mi ricordo che l'altra volta, quando ve l'ho fatto vedere, c'è stata anche una ragazza che mi aveva scritto che è un profumo che lo usa quando fa meditazione. Lo trovo proprio un profumo molto zen, molto rilassante, calmante, distensivo, ed è veramente un piacere averlo addosso. Per quello che costa, è veramente un profumo piacevolissimo, e mi piace tanto, e mi evoca proprio quell'odore, cioè con tutte le note che lo compongono, mi evoca proprio quell'odore di saponetta, come vi dicevo prima, quelle saponette artigianali che si trovano in quei mercatini locali. Qui da me tipicamente si fanno alla domenica questi mercatini, e mi ricorda proprio una di quelle saponette, molto molto rustica, molto artigianale, e mi piace molto questo profumo, ed è veramente una piacevolissima scoperta. Sono arrivato circa a metà, l'ho usato tanto, mi piace metterlo dopo la doccia, mi piace metterlo anche prima di andare a letto, o semplicemente anche quando sono in casa, che non ho qualcosa di particolare da fare, ma proprio averlo addosso mi dà proprio questo senso di rilassatezza, di distensione, e mi fa molto piacere averlo addosso, scusate, ed è Forest Ritual di Tesori d'Oriente. Un altro profumo di cui ve ne avevo già parlato, ve ne avevo parlato quando avevo fatto il video sui miei profumi che sanno di pulito, è il Blue Pour Homme di Bulgari. Questa è la sua scatoletta e questa è la sua boccettina. L'ho usato anche di recente questo profumo, ed è uno di quei profumi, un classico che non tramonta mai. Io questo profumo l'ho scoperto quando avevo all'incirca 16-17 anni, l'avevo scoperto tramite mia zia. È un profumo che
mi era piaciuto all'epoca e tutte le volte che lo termino lo ricompro ed è un profumo che mi piace sempre. Su di me ha una buonissima persistenza, sui vestiti si attacca, lo sento anche il giorno dopo e tutte le volte che lo indosso, in qualche modo mi fa ricevere anche qualche complimento. È una fragranza sicuramente maschile, ma che secondo me può mettere anche una ragazza, una signora, perché comunque ha questa delicatezza e questa eleganza che stanno bene anche su una pelle femminile ed è un profumo che mi ricorda proprio il pulito che può dare una saponetta maschile e mi piace tantissimo. Anche questo profumo ha all'interno la nota di zenzero e anche il galanga che va a richiamare quello che è lo zenzero, che gli danno quella parte più luminosa, più fresca, più ariosa. Poi ha questa nota di sandalo che gli dà quella cremosità che la si può ritrovare appunto in una saponetta e poi ha un fondo dove è presente il tabacco e poi fondo legnoso e verde e questa nota di tabacco nel fondo gli dà proprio quell'eleganza che lo contraddistingue, insomma, questo profumo mi piace tantissimo e appunto come vi dicevo è uno di quei profumi che mi ricorda una saponetta. Una saponetta proprio il pulito e mi piace molto e questo l'ho usato nel tempo libero sia di giorno che la sera al lavoro, cioè è un profumo molto versatile, è un profumo che non è invadente, non è fastidioso, è un profumo discreto, è un profumo che ha una buona persistenza come vi dicevo prima, su di me lo riesco a sentire dalla mattina alla sera ovviamente. Con dei gradi di intensità che vanno scemando nelle ore che passano, ovviamente, però le prime 3 ore ha comunque una buona intensità. Passate quelle 3 ore incomincia a perdere intensità, si assesta poi sulla pelle, diventa qualcosa che rimane lì sulla pelle, intimo, che ti dà appunto questo odore. Tipico di una saponetta, come se fossi appena saltato fuori da una doccia. In cui mi fossi lavato con una saponetta e mi piace questa cosa, mi piace molto, lo trovo un profumo molto confortevole, elegante, signorile e che non ti fa mai fare, almeno nel mio caso, brutta figura, insomma, mi dà proprio l'idea di uomo pulito, ordinato, curato e ripeto, come prima, vi dicevo, mi ha fatto ricevere, insomma, almeno tutte le volte che lo metto, quando qualcuno mi si avvicina, mi dice che buon profumo che hai. Quindi, tutte le volte che l'ho indossato, mi ha fatto ricevere anche dei complimenti. Quindi, vuol dire che anche chi lo sente, rimane in qualche modo incantato dalla bontà di questo profumo e questo mi fa molto piacere. E questo è il Blue Purhom di Bulgari. E poi l'ultimo profumo che è quello che vi ho detto prima, che è un profumo che non ve l'ho mai fatto vedere, l'avevo acquistato l'anno scorso al DM, è un profumo super low cost anche questo, però è un profumo molto conosciuto che in tanti e in tante soprattutto lo conoscerete, è il profumo Cassandra del marchio Jean Arthé. Questo è un 100 ml, io l'avevo pagato questo profumo, fate conto, un 6,90 € o 7,90 € non ricordo più. Questa è la sua boccettina. Ne ho usato praticamente, guardandola così si vede meglio, un terzo, diciamo, di questa boccetta. È un profumo che mi piace tantissimo. È un profumo che trovo molto molto confortevole. È un profumo che non l'ho mai utilizzato per uscire di casa, lo uso prettamente nell'ambiente domestico. È un profumo che mi piace spruzzare su di me dopo la doccia perché ha questo odore molto saponoso, si sente tanto questa parte saponosa molto spiccata. È un floreale aldeidato, è un profumo che si apre con questa nota di aldeidi, note fruttate. Troviamo anche le ylang ylang e la rosa nel cuore e nel fondo note legnose e muschio. Ed è un profumo che ha proprio questo odore così che ricorda tanto una saponetta. Mi piace tanto ed è uno di quei profumi che ce l'ho sempre in bagno nel mobiletto perché a me tante volte anche solo togliere il tappo e sentirlo da qua mi dà proprio un senso di
mi rassicura, mi dà proprio un senso di calma, di sicurezza. È un profumo molto piacevole, molto buono e come vi dicevo lo uso spesso dopo la doccia perché questo odore che ha così saponoso va a prolungare, diciamo, quel senso, quella sensazione di benessere, quella sensazione di pulito che mi dà la doccia o il bagno, se talvolta faccio anche il bagno. E mi piace tantissimo questo odore che ha. È un profumo che si avvicina come odore al profumo di Chanel, il numero 5. Io qua un piccolo campioncino, me l'avevano lasciato in profumeria. Diciamo che come profumazione siamo su quella lunghezza d'onda lì. Si sente che questo può essere una sorta di, chiamano tra virgolette, di dupe o comunque un profumo che si ispira a Chanel numero 5, però io questo lo trovo molto più saponoso e questa caratteristica che ha questo odore molto pronunciato di sapone, di saponetta, è quello che secondo me lo rende più unico e più particolare rispetto al profumo Chanel numero 5. Ed è quello che gli dà anche quel senso più di essere un profumo più confortevole. E come vi dicevo, lo uso prettamente nell'ambiente domestico, ha una persistenza su di me questo profumo di circa 4 ore. Sui vestiti lo riesco a sentire anche il giorno dopo, però proprio sulla pelle dura quelle 4 ore. È un profumo che l'ho messo anche qualche volta prima di andare a letto perché è un profumo talmente rilassante. Mi ricorda anche qualcosa che ha a che fare con l'infanzia, con dei prodotti per bambini, cioè lo trovo un profumo elegante, lo trovo un profumo fine, lo trovo un profumo confortevole, però lo trovo anche un profumo appunto che ha a che fare con qualcosa che riguarda l'infanzia. Non so dirvi che cosa in particolare, però mi dà proprio l'idea anche di questo. Di profumo di bambino, quel pulito che ha il bambino, insomma, lavato, pulito, tutto profumato, ecco, e mi piace molto. E come vi dicevo, io lo uso principalmente, prettamente, proprio come profumo da casa, quando non voglio mettere qualcosa di particolare o semplicemente dopo che faccio la doccia per prolungare quel senso di pulito, di benessere che mi dà la doccia, me lo spruzzo addosso, proprio come se fosse anche un'acqua per il corpo, me lo metto. E mi piace molto quella sensazione che mi crea. E tante volte, come vi dicevo anche prima, ce l'ho nel mobiletto del bagno, vado proprio a tirar via il tappo e a sentirlo da qua, perché proprio è un profumo rassicurante, mi piace e lo trovo un profumo molto buono. Ecco, io ovviamente l'ho sempre usato prettamente in ambito domestico, però tante persone so che lo utilizzano proprio come profumo per uscire, per andare in giro ed è veramente comunque un buon profumo. Io ho proprio questa idea, lo associo proprio a questo odore di saponetta, quel pulito proprio che ti può dare la saponetta, quelle saponette tipo la saponetta Neutro Roberts, tipo la saponetta della Mantovani, tipo la saponetta della Dove, quelle saponette molto neutre, cremose, molto idratanti, non quelle saponette che hanno qualche aroma all'interno, proprio quelle più neutre e classiche, quelle versioni più classiche di saponette. E poi la cosa che mi piace anche di questo profumo è che ha comunque un'anima, insomma, vintage, insomma, ricorda dei tempi passati. È qualcosa di piacevole da avere addosso e rispetto, tornando al discorso Chanel numero 5, rispetto a questo, a Chanel numero 5 lo trovo più appunto saponoso e lo trovo più portabile proprio in ambito familiare un po' da tutti, cioè secondo me lo può usare sia l'uomo che la donna, ecco, proprio per questa sua caratteristica di pulito che ricorda il pulito della, io in questo caso dico saponetta, però può essere anche il classico bagnoschiuma neutro della Neutro Roberts o della Dove o di Mantovani, ecco, quelle profumazioni proprio così neutre, classiche, mi ricorda tanto quello, almeno al mio naso mi evoca questo e lo trovo un profumo molto confortevole, molto piacevole e appunto da tenere proprio lì sotto mano quando
Ne ho voglia, mi vado a sniffare da qua, insomma, l'odore che ha, perché è buonissimo questo odore, molto confortevole e rassicurante. E mi piace poi anche la scelta del nome Cassandra, che lo trovo un nome, insomma, un po' particolare rispetto a tanti profumi che richiamano Chanel numero 5, che si chiamano tipo Chantal, tipo quei nomi un po' così. Cassandra lo trovo anche un pochino più originale. E vi ho detto tutto anche su Cassandra di Jean Arthé. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie a voi che ci siete da sempre, voi che vi siete uniti man mano, grazie per i commenti, lasciatemi un commento se conoscete queste fragranze, se avete anche voi quelle fragranze o una fragranza che ricorda l'odore di una saponetta, fatemi sapere tutto, che mi piace sempre confrontarmi e leggere comunque i vostri feedback e le vostre esperienze in campo di profumi. Grazie come sempre, vi lascio il link per potermi seguire su Instagram e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Grazie come sempre e alla prossima, ciao a tutti!